Hai ricevuto fatture tramite PEC, portale fatture e corrispettivi o altri software? Importale sul pannello di fatturazione elettronica. Seleziona il menu Fatture ricevute e scegli Importa fatture ricevute. I file devono essere in formato XML o P7M e possono essere contenuti in file zip. Se ti occorre, puoi importare insieme alle fatture anche i file metadati, generalmente identificati nel nome del file con le sigle MT, metadato, metadati, oppure informazioni underscore associate, ma non è obbligatorio. Potrai anche importarli in un secondo momento. Il pannello farà l'abbinamento tra la notifica e la fattura già importata. Proseguiamo. Seleziona i documenti. La dimensione massima dei singoli documenti da importare è di 5 MB. Puoi caricare massimo 300 documenti per volta e con dimensione massima di 30 MB. Se i file sono corretti, vedrai una spunta e potrai proseguire. Se le fatture che hai importato presentano errori, dovrai correggerli e reimportarle nuovamente. Apri il dettaglio degli errori per vedere cosa devi cambiare. Se non ci sono errori, potrai concludere l'import. Dovrai inserire una data ricezione per ogni fattura, compilando il campo, o inserire massivamente una data su tutte con il menu Applica. Se non lo fai, non potrai continuare. Se ti occorre, puoi eliminare uno o più file tra quelli in elenco. E infine clicca su Importa. Puoi riconoscere subito le fatture importate perché hanno questo simbolo a fianco della data ricezione della fattura. Se vuoi cambiare la data inserita durante l'import, usa l'icona calendario. Ricorda che per la conservazione, il sistema manterrà la data di ricezione presente al momento del versamento in conservazione. Puoi fare tutte le operazioni che desideri.